Rigon, finta, rischia molto da ultimo uomo, ancora il 72, ce la mette in mezzo e il gol arriva da parte di Jacopo Geremia. Deviazione sotto porta del classe 2003. Ora dall'altra parte ancora il Trissino con Liqui Giovanni. Sulla sponda a lottare con due giocatori. Poi il cartellino blu, l'aggancio da parte del capitano appena entrato. Se ne incarica Nicola Rigon contro Flaminio Rey. Può partire. Finta. Serie di ganci, la schiaccia, meraviglioso da parte di Nicola Rigon che raddoppia il risultato in favore della Diadema Roller Bassano. Ottima esecuzione sotto porta. Sbaglia il controllo poi Geremia. E allora Tognetti allarga. Ancora Lanaro, cioè, si aiuta con la mano. Si chiude anche il triangolo. Il Trissino a corsa delle distanze a 9-0-9. L'ultimo tocco probabilmente di Giovanni Lanaro. Gancio per rientrare. Non trova lo spazio per fare scoccare il proprio rovescio. Il classe 98. Ancora Rigon che prova e trova il gol. Nicola Rigon, la doppietta per lui. Nuovamente a più due il Bassano allo scadere nel primo tempo. Cerca il lato debole il roller Bassano, ma si chiude bene il Trissino. Ancora Pelva, lascia sul posto il proprio avversario e poi trova anche il gol. Fortunato il capitano del roller Bassano. 4-1 il risultato al 19esimo. Serie di rimpalli e poi il più lesto sotto porta è Edoardo Pelva. Cerca di portarsela sull'esterno, viene fermato dal 20 bassanese. Poi Zen usa bene il corpo, riesce ad andare da Geremia che poi allarga coi tempi giusti. E allora Edoardo Pelva mette dentro il 5-1. Contropiede ottimo da parte della Diadema Roller Bassano. Riesce a parare Christian Koch che poi fa cenno all'arbitro che ha bisogno di pulirsi la visiera. Ora Rigon dall'altra parte. Rigon trova la tripletta. Nicola Rigon. Grande giocata del classe 2003, si fa tutta la pista e poi riesce a superare Flaminio Rey. Christian Cocco fa vedere tutte le sue qualità come portiere. Sicuramente gli anni in A1, qui intanto arriva anche il settimo gol della Roller Bassano, firmato da Pietro Zenna. Tocco sotto porta con il Montecco Precalcino, poi la Mati Bridge lo scorso anno con il Sandrigo. Mati Bridge che nella prossima stagione difenderà i pali della Juventù e qui intanto arriva il gol ancora del roller Bassano. 8-1, ancora la doppietta di Pietro Zenna. Ancora Pelva allarga il gioco, ancora da Totene, rientra, prova il piatto e la mette sotto l'incrocio. Gran gol da parte di Mattia Totene. La partita contro un Trissino in difficoltà davanti l'esperienza dei giocatori della Diadema Roller Bassano. Pelva cercato e trovato, Geremia sul secondo palo che mette dentro quindi il gol del 10-1. Arriva in doppia cifra, si è giocata a Forte dei Marmi dopo un ottimo girone. E qui intanto attenzione al gol da parte della Roller Bassano. Arriva l'11-1.
Rigon può tentare l'ultimo affondo, la parata di Rubega. Allora termina qui la seconda giornata del girone B di Coppa Italia per Trissino e Roller Bassano.